Ringraziamo Emma Giammattei della sua bella relazione, che sicuramente sarà sacrificata dal tempo tiranno, come sicuramente sarà sacrificata anche quella dell'amico Enrico Nuzzo, a cui do la parola. Sì. Beh, io in genere sono adusso, come sanno gli amici, a parlare sostanzialmente sempre a braccio. Questa volta, di fronte all'enormità del tema, mi ero indirizzata anche per un senso, come dire, di rispetto per la forte istituzionalità, diciamo, dell'iniziativa, che come richiedeva quasi, richiede un'attestazione, come dire, di profonda serietà. Insomma, non ho mancato di incominciare, anche se, diciamo, nei tempi concitati che mi sono, diciamo, congeniali, a scrivere delle cose che però ho visto a un certo punto, arrestandomi nella scrittura, già pervenivano una ventina di pagine, e per di più pagine non tanto, come dire, diciamo, già connettivamente narrative, quanto ricche di indicazioni di lavoro, di punti da indicare come oggetto di riflessione e di indagine. Il che avrebbe significato che solamente incominciare a leggerle avrebbe, diciamo, come dire, portato, diciamo, in un tipo di scrittura fortemente enunciatoria a fermarmi a un certo punto del discorso. Quindi, come, diciamo, è stato illustramente detto, la memoria serve per dimenticare, in gran parte per selezionare. A maggior ragione il discorso a braccio permette, come dire, in un qualche modo di selezionare la velocità del momento, diciamo, no? Qualcosa di quello che si vorrebbe dire. Che cosa volevo soprattutto dire, che cosa cercherò di sostanzialmente di enunciare brevemente? Il taglio da dare naturalmente all'approccio a una materia così ampia. Una materia così ampia che diciamo, se andasse declinata nelle forme, come dire, della sistematicità narrativa delle grandi storie, la storia di Napoli, la storia del Mezzogiorno, già richiederebbe, come ha richiesto in genere, comunque la scelta di un taglio, quale per esempio ho dato una ventina di anni fa, lavorando sulla tradizione filosofica meridionale e scrivendo qualcosa come circa 130-140 pagine, alle quali ho il piacere, in qualche modo, e anche la fortuna di poter rinviare per alcuni passaggi fondamentali. Qui che cosa, un disegno di quel genere aggiungevo e aggiungerei come propositi di lavoro, disegni di ulteriori possibili approfondimento, nuove possibili disegni, dal momento che un'occasione come questa mi sembra che sia da una parte di rappresentare elementi di aggiornamento e di giudizio e di sintesi, dall'altra di prospettazione di possibili forme di, diciamo, no, di ulteriore lavoro critico. Allora, diversi piani di discorso io, diciamo, vorrei presentare e soprattutto presentarne il loro possibile intreccio in alcuni casi. Il primo è ancora una volta il discorso che, diciamo, innanzitutto di tipo metodico, tradizione filosofica meridionale, tradizione filosofica italiana, e in genere il problema naturalmente metodico di se ci sono le tradizioni filosofiche, se ci sono le tradizioni filosofiche nazionali, se ce n'è una italiana, se ce n'è una meridionale. Secondo luogo, e quindi eventualmente quali caratteri salienti ci siano e così via. Primo problema, prima grossissima questione. Seconda questione, che si può dividere in due modalità: rappresentazioni, autorappresentazioni all'interno dell'arco temporale che abbiamo detto, essere quello sostanzialmente del 7-800, e quando agli inizi già incomincio a dire che, diciamo, retrocederei rispetto, come dire, a una netta scansione di quella, come dire, formulata da Venturi, che fa incominciare con Genovesi, no? Nella sua paura sempre dello Zurückgehen, di una storia delle idee che sia sempre affannata retoricamente a ritornare all'indietro. A mio parere quell'affanno a volte non è affannoso e a volte è più delle volte spesso giustificato, perché le scansioni si possono anche porre però a volte tagliando un po' e quindi indicando sostanzialmente nell'efficacia riformatrice di un pensiero l'indicazione netta di una modulazione illuministica del pensiero che invece può essere altrimenti più ampiamente elaborato. Questo per dire che l'arco temporale non può che essere, a mio parere, per quanto riguarda la cultura napoletana, quella 7-800esca complessivamente data. All'interno di questo grande arco temporale, che autorappresentazioni si diedero di una tradizione filosofica italiana o napoletano meridionale? E dire già napoletano è usare naturalmente un discorso di tipo metonimico, perché sappiamo appunto che c'è anche la rivendicazione di filosofia siciliana, tradizioni interne alle diverse nazioni meridionali.
autorappresentazione, poi dopo anche rappresentazioni successive. Cioè tutto il dibattito storiografico che c'è stato quando le ultime rappresentazioni si incominciavano a dare e si univano con le rappresentazioni che volevano essere oggettive, spesso non ancora autorappresentazioni. In fondo la grande stagione che passa da spavento al neodalismo, perfino anche a voci come quelle diciamo, di Pasquale Villera e così via, fino a Luigi Russo e così via, sono diciamo, forme narrative in cui la oggettiva rappresentazione spesso è ancora un'autorappresentazione. E in fondo, per non dire che c'è sempre, come dire, weberianamente una cifra di autorappresentazione sempre in tutte le nostre ricostruzioni, ma a partire da questa, ermeneuticamente, metodologicamente, c'è un momento in cui è difficile, per così dire, distinguere rettamente, anche questo è un problema, è un interesse, fra autorappresentazione e rappresentazione, come si direbbe nel nostro gergo, ricostruzioni oggettivanti di tipo storiografico. Poi di più, questa è la cosa più nuova mi pare, diciamo, che intendevo proporre come lavoro e che ho incominciato a elaborare in alcuni anche possibili medaglioni, su alcuni dei quali credo che non avrò nemmeno uno di soffermarmi. Cioè autorappresentazione, questo ci interessa molto, identitarie. Cioè dove erano autorappresentate, soprattutto dove sono riconoscibili le identità nazionali e patrie all'interno dei discorsi, delle scritture filosofiche o di tenore filosofiche che vanno dal primo Settecento all'Ottocento. E qui naturalmente si pongono, quello che ritornano in gioco sono le cose, sono quei termini che fino adesso ho richiamato ma senza tematizzarle, nazione, patria. E quindi la discussione anche di carattere metodico e storiografico attorno a nazione, patria. Tanto per intenderci con una problematizzazione che mi sembra esserci nei fatti, in alcuni casi è anche intervenuto dal punto di vista teorico, attorno alla sempre finissima disposizione storiografica, quella di Chabot, la storia dell'idea di nazione come distinta tra una dimensione quasi fisico-territoriale, naturalistica, e un'altra invece culturale, no? Tutta storica. La nazione moderna è quella che ha un'anima, diciamo, e si dispone dal punto di vista storico, culturale. È quel discorso che poi partiva già da Croce, quando al termine di un lungo lavoro, su un tema fondamentale che richiamerò tra poco, quello dei caratteri dei popoli, dichiarava con una pronuncia celebre che cos'è il carattere di un popolo, di una nazione. La storia, nient'altro che la sua storia. C'è una pronuncia chiaramente onniculturalistica del problema, diciamo, della nazione. Quasi sul finire di un lungo processo che nasce dalla nozione di carattere dei popoli, quale si configura in età classica, da Ippocrate, per così dire, fino al primo Novecento. Quindi patrie, nazioni. E qui io indicherei un ulteriore punto, al di là di questi due termini, un altro termine che è quello di stirpe e o razza, sarebbero quattro i termini, con le modificazioni fortissime che, come sappiamo, intervennero dal punto di vista, in questo caso, della storia della scienza, ma nella misura in cui la scienza era discorso sapere autonomo e non lo era ancora, si andavano costituendo i saperi autonomi, le discipline come tale, nel Settecento, nella grande stagione della formazione di quella che sarebbe stata chiamata poi l'antropologia somatica. Quindi le grandi pronunce che abbiamo in Buffon, ma soprattutto in Linneo e in Blumenbach, e c'è ancora da lavorare per vedere quanti di questi discorsi, attraverso soprattutto la cultura degli ideologi, ritornassero nella percezione, nella cultura di autori italiani, quali quelli che si rivolsero al modello francese piuttosto che al modello tedesco, e quindi frequentavano le numerose traduzioni. Blumenbach, per esempio, mi è arrivato, per quanto ho visto, in qualche punto nella cultura napoletana, a volte anche con traduzione e così via, ed era una versione aggiornata della partizione delle quattro razze, dal punto di vista dell'antropologia somatica. Una quinta specie, per dir meglio, era una specie liminale, quella che ereditava tutto il senso dell'alterità dall'umano. Ecco, nella quadripartizione delle specie di Linneo, una delle specie è quella dell'uomo bianco, e per la prima volta il tema del colore della pelle diventa un elemento connotativo delle specie dal punto di vista dell'antropologia somatica. L'europeo diventa bianco, per la prima volta il cinese diventa giallo, come noi l'abbiamo abituato, ci siamo abituati, e ci sono una serie di connotazioni che non sono di carattere antropologico somatico, come quelli che apparvero ancora sulla fine del Settecento, l'angolo facciale, la misurazione del cranio e così via, ma sono di tipo politico e culturale,
Regitur, diciamo, libertate, l'uomo europeo e così via. Quindi anche quello è un elemento che si configura all'interno di una nuova costellazione delle possibili identità, da quelle, per così dire, della patria minore, per così dire, la patria terrena, la patria nativa, che può essere il proprio comune, il proprio paese, e può essere, diciamo, anche un territorio più ampio, rispetto, possiamo già fare questo altro tipo di tipologia, rispetto alla patria politica. Naturalmente, diciamo, è un libro largamente sbagliato per la secchezza assurdamente enunciatore, per un certo prosciugamento dei modelli skinneriani, poco chiaro, quello di Viroli, naturalmente, no, su patria e nazione. Però è indubbio che, diciamo, anche libri in un qualche modo troppo rinsecchenti e paradigmatici e, diciamo, improponibili possono contenere un riferimento a un modello effettivo, che è il modello, per così dire, paradigmatico della patria repubblicana, della patria civile. Io mi riconosco come all'interno di un'identità patria, se questa patria è quella del vivere libero, civile, che mi assicura sicurezza, rispetto delle mie forme di culto, di idee e di sicurezza e di mancanza di servitù, oltre che dall'interno, dall'esterno. È il modello, per così dire, in qualche modo, uno delle identità del patriottismo machiavelliano, che passa nel pieno Settecento e che possiamo riconoscere come elemento di riferimento di una delle possibili identità, per esempio in Doria, non in Vico sicuramente, in Filancini, in una certa misura anche in Cook, poi la ritroviamo all'interno della costellazione dell'identità patria con i mazziniani. E Mazzini dice: io mi riconosco nella patria, che è la patria italiana, nella misura in cui nessuno dei possibili cittadini si è escluso dalla dimensione della cittadinanza civile e politica. Poi ci sta la patria cosmopolitica, cioè la patria universale, c'è la patria nella doppia versione, una patria cosmopolitico-politica. È una patria cosmopolitica della Repubblica letteraria, che è una patria dei dotti. Quindi noi abbiamo un repertorio di patrie che hanno a che fare con un repertorio di territori di geografia. E il mio tema, per così dire, quello che penserebbe possa essere interessante, è avere uno studio organico, connettivo, di tanti materiali che ci sono, ma che spesso non abbiamo su nessuna singola figura sistematicamente elaborata, e tanto meno sull'insieme, per così dire, su che cosa succede dei rapporti tra filosofia, patria e geografia. C'è una storia geografico-materiale dove la stessa geografia materiale ha una doppia modalità, che è quella della geografia climatica, sotto i cieli, che cosa succede, e quella della geografia ambientale, per così dire, la feracità, La ricchezza della produzione, che fa sì che un paese abbia delle modalità piuttosto che un altro. Questo tema dei caratteri delle nazioni, unite, diciamo, alla dimensione del clima, attenta ancora, tra l'altro, da un punto di vista teorico, il suo grande, diciamo, storico, forse l'unico che ne ha lavorato, non è a caso, ha lavorato con le sue generose ma anguste competenze, fu un geografo che scrisse un geografo italiano che scrisse una teoria, un'errata teoria, un errore teorico, perché già nel titolo diceva, come dire, l'insufficienza metodica, un'erronea teoria da Ippocrate fino a... Quando finisce questa teoria? Finisce sostanzialmente dal punto di vista teorico, disciplinare, ne viene chiusa, diciamo, per così dire, disciplinarmente attorno al 1820, ma già negli illuministi, per esempio, ci fu un osservatorio in Baviera, avevano incominciato a studiare proprio rigorosamente, diciamo, le variazioni climatico-atmosferiche e così via. Naturalmente, come succede con i grandi paradigmi, come è successo con la rivoluzione scientifica, non è che nascono Galileo e Cartesia e la scienza moderna si afferma. Il discorso di carattere climatico, dal punto di vista, diciamo, di condizionamento geografico, e oltre che nelle modalità retoriche degli stereotipi, continua per lungo tempo. Ho qui davanti a me, diciamo, una citazione. Sì, signore, datemi la carta di un paese, la sua configurazione, il suo clima, le sue acque, i suoi eventi e tutta la geografia fisica. Datemi le sue produzioni naturali, la sua flora, la sua zoologia, ed io vi assicuro di dirvi a priori quale sarà l'uomo di questo paese e quale funzione questo paese avrà nella storia, non accidentalmente, ma necessariamente, non in un certo momento, ma in ogni tempo, e in una parola l'idea che esso è destinato a rappresentare. E l'introduzione all'istituzione della filosofia di Victor Cousin, un autore, diciamo, molto studiato dagli ideologi. Ed Cousin veniva dopo Hegel, il quale diceva alla geografia
al territorio bisogna dare né troppo né troppo poco, e faceva una storia della traslazio imperi filosofico, potremmo dire, dall'Oriente all'Occidente, dicendo che il centro della filosofia era stato l'universo temperato, l'età temperato, e però poi diciamo era emigrato verso nord. E colui che aveva fatto il gesto simbolico era Cesare quando aveva scavalcato le Alpi. Di qui nasce una connessione Grecia, mondo temperato, Germania, che poi diciamo salta Roma, e possiamo dire arrivare tranquillamente a una serie di autori con i quali discutono già i nostri risorgimentalisti, e Heidegger, quando unisce sostanzialmente la Grecia alla Germania, non fa che riprendere questo modulo di una geografia della filosofia. Il nostro Ernesto Grassi cercava di recuperare dal discepolo di Heidegger la latinità rimettendocela dentro. È un enorme ambito di lavori, tra i quali anche i nostri viaggiatori possono essere studiati in questo modo, perché nell'Ottocento, diciamo, ci furono i provenzalismi, ci furono i neolatinismi, e i viaggiatori arrivavano in Spagna con maggiori pregiudizi di quando arrivassero in Italia, non solo perché trovavano un mondo forse meno bello, ma perché per loro, sì, in Italia si trovava un mondo deteriorato rispetto al modello diciamo, di Roma imperiale, però Roma imperiale era lontanissimo, in fondo questo mondo era rinato e aveva dato Dante, Petrarca, Tasso, la musica, la geografia. Invece il mondo spagnolo sembrava diciamo fresco di una decadenza inarrestabile dopo aver dissipato i tesori attraverso la rapina del nuovo mondo e così via, pondo una serie di giudizi negativi che aggiungono nel 98, vedete come le cose continuano a lungo. In una nuova rimodulazione dell'identità spagnola dopo il disastro del 98 e nasce tutta la riflessione sullo spirito del territorio, la vecchia Castiglia, il bastione terreno rispetto diciamo, al mondo anglosassone incombente dall'alto e così via. Questo per dire, già avendo parlato troppo, che c'è una storia del discorso sui caratteri dei popoli che possiamo ricondurre a un presidio, a una costellazione più stretta di carattere scientifico-filosofico, e che ha tutta una serie, come dire, poi di versanti e profili di discorso che investono totalmente la trattatistica politica e la dimensione teorico-politica, e anche il tema dell'identità. Io ho incominciato a lavorare, per esempio, sulla storia della civiltà fra fine 600 e primo 700 con l'episodio vicchiano, e nonostante abbia scritto diversi libri su Vico, almeno una cinquantina, ci sia una letteratura sterminata, un lavoro diciamo sostanzialmente sull'incidenza enorme della teoria dei climi in Vico non c'era, e diciamo la peculiarità di ogni singolo popolo, di ogni singola nazione è affidata da Vico precisamente in linea di massima alla presenza, come dire, di determinati climi che, come dire, inducono i popoli, che altrimenti, data la strutturale diciamo, linea di sviluppo di ogni popolo, di ogni nazione, sarebbero tutti uguali, a diciamo, avere riflesse nel loro carattere, nella loro indole, quella serie di condizioni materiali, anche di geografia ambientale, potremmo dire, che sono innanzitutto di carattere climatico. E se lavoriamo su questo ambito, attraverso Genovesi, e poi su Filancieri, che ha nel primo libro della Scienza sulla legislazione dei capitoli interi fondamentali, diciamo, e molto equilibrati, in cui egli si confronta con Montesquieu e con Hume, che era colui che nel 59 aveva dato la prima netta diciamo, pronuncia di totale disistime e abbandono del discorso di clima, o con Helvetius. Noi vediamo che questi autori, diciamo, napoletani, lavoravano con grande diciamo, intensità su questo, ma insomma anche in Cuoco noi ritroviamo questi, e li ritroviamo ancora altrove, piuttosto, come dire, rimodulati, e quindi possiamo fare una storia delle presentazioni, autorappresentazioni, a volte non tematizzate, dei caratteri dei popoli in tutta questa storia della cultura. Quindi connettere, come dire, dimensione storica e dimensione geografica, e vedere come la dimensione geografica viene inserita all'interno della dimensione storica, quando una nuova identità è quella, e siamo a una nuova identità ancora, oltre a quella geografica, oltre quella diciamo della prima patria, della patria politica, e diciamo e oltre quelle delle identità diciamo di medie, per così dire, le nazionalità medie, perché ci può essere la nazione diciamo statuale, quella nativa, quella statuale, quella linguistica italiana nel caso nostro, e ci possono le patrie universali, e ci possono essere nuove patrie che sono quelle storiche, perché nascendo il nuovo discorso della storia, quindi della storia della civiltà, degli stati della civiltà e così via, il problema è di collocare non solo la propria identità dal punto di vista geografico e culturale, ma porla all'interno di processi storici determinati, che è il grande problema sostanzialmente delle nuove coniugazioni, perfino delle identità patrie rimodulate dal punto di vista storico.
Quindi metodologia, ultimo discorso, se voi vedete questo discorso a sua base un discorso sulla, di tipo metodologico, era quello che anche Salvemini ieri in un qualche modo diciamo, richiamava diciamo, a proposito della bella relazione della collega, a proposito del fatto che dei linguaggi, dei saperi, noi abbiamo, come dire, ma adesso qui non mi soffermo, ho lavorato anche dal punto di vista teorico su questo ambito, noi abbiamo possibili diciamo, approcci e facendo anche come dire, diciamo, le bucce diciamo, ai modi anche a volte ingenui oppure diciamo, non congrui, non coerenti con cui la metodologia come dire, di stampo austiniano diciamo, di Skinner e Pocock ha lavorato sui linguaggi e sui loro contesti, perché i linguaggi sono sia linguaggi orizzontali, sono linguaggi verticali, quelle delle tradizioni e così via. Ritornando adesso all'indietro, dopo aver enumerato tutta questa serie di ambiti, che cosa dire brevemente su alcune delle questioni o costellazioni tematico problematiche richiamate. Primo, ritornando indietro alla questione delle tradizioni, è indubitabile a mio parere che pur senza addivenire alla dimensione un po' di ferocia, di aggressività, di certa critica fatta alla retorica delle grandi tradizioni, tanto per intenderci come l'hanno con grande compiacimento fatto, non so, autori come Pietro Rossi, Carlo Augusto Viale, già prima Micheli nella storia dei Naudi, possiamo dire che obiettivamente non è rinvenibile una tradizione filosofica italiana di lungo periodo, se per tradizione filosofica intendiamo una grande tradizione con unitari caratteri importanti di carattere teorico, sistematico, addirittura dottrinale, perfino caratteri assoluti, anche se non mancano come dire, indicazioni in questo senso che ci vengono anche da studiosi stranieri, di qualche anno fa per esempio una studiosa, la Struver, che ci ha detto che c'è un carattere impuro di connessione con la datità effettuale che unirebbe una tradizione filosofica italiana che va da Machiavelli, non so, a Vico, a Gramsci, a Croce, a Gramsci e così via. Sono, diciamo, pronunce storiografiche un tantino azzardate. Se però, perché è indubbio anche che noi abbiamo l'uomo del desantissimamente del Guicciardino, ma non abbiamo l'uomo cosmopolitico di Giusto Lippis, che nel De Costanzia pronuncia la più forte denuncia dell'abbandono necessario, teoricamente e eticamente necessario, della propria patria. Le pagine del De Costanzia di Lippis sono straordinarie e sono un modello per il colto intellettuale dignitario che vuole essere funzionario di una struttura impersonale che diciamo, prescinde totalmente dalla dimensione dello Stato impersonale, dalla dimensione patria. Noi non abbiamo questo, abbiamo voci profetiche, campanelle, no? Bruno che si fa mercurio di una nuova rivoluzione, no? Che ha un elemento di politicità, c'è tutto un problema, c'è anche scritto della politicità di Bruno, c'è perfino anche interesse e così via, però unificare tutte queste voci è Galilei, è un platonismo, è aristotelismi come dire della ragione signorile, avrebbe detto Badalone, tutto i tomismi, le scolastiche, in un discorso unitario non è possibile. D'altra parte furono gli stessi autori, diciamo, neoidealisti, che sono combattute e condannate da Viano, Rossi e così via, a indicare che questa tradizione non c'era, anzi loro esageravano, e Gentile diceva che tutta la tradizione filosofica italiana era sostanzialmente in gran parte scolastica, salvo poche voci isolate. Cioè ancora una decina di minuti, spero. Sì, sì, c'è ancora 10 minuti. Ah, va bene. Insomma, vabbè, dirò 10 minuti anche perché non bisogna diciamo, annoiare gli spettatori, poi gli ascoltatori che sono già pochi e pazienti, e poi c'è da dire che la velocità del mio loco raddoppia le cose che dico, quindi come parla sto molto di più di quanto diciamo normalmente un editore sia costretto ad ascoltare, indotto ad ascoltare. Quindi è giusto non rinvenire una tradizione di lunga portata, ma che dal primo Settecento a tutto l'Ottocento diciamo, si possa individuare un carattere, un tratto saliente, in alcuni casi pervasivo, come per tutto l'Ottocento, di quello che potremmo chiamare la vocazione pratica, no? Il tema proprio della dimensione pratico-politica e del compito pratico-politico della filosofia è sostanzialmente indubitabile. Non è che non si mantengano le scuole tomistiche, gli autori che si appartati e così via, ma il tono diciamo, è quello, ed è un tono che appartiene già alla stagione precedente quella lì genovesiana. Vico, la filosofia deve giovare al genere umano, altrimenti non è filosofia. C'è tutta la realità più alta della filosofia pratica, platonico-aristotelica, assieme.
Vico è ben noto, sono celeberrime, no? Le pagine, le parole di quella dignità in cui dice che i filosofi, diciamo, monastici e solitari vanno lasciati da parte come non veri filosofi e sono solo i filosofi politici, in particolare quelli platonici. E Doria, ma se pensiamo perfino anche più all'appartato Gravina o per la stagione dei D'Andrea e così via, si accetta il nomine, non solo da accettare, come dire, quelle divaricazioni nette che ha fatto Aiello circa veteres e moderni e così via, ma da loro, perfino in quella dimensione i veteres e moderni hanno, diciamo, voci che sono politicamente significative e in alcuni casi sono dichiaratamente significative. Io ho scritto dei libri, diciamo, sulla filosofia pratica di Vico, diciamo, e sono convinto, ma si può argomentatamente ragionare che, diciamo, la sezione pratica della filosofia di Vico non stia lì estrinsecamente e poi sia stata abbandonata. E tutto il suo discorso è un discorso in termini, diciamo, che sono stati anche quelli di Piovani, di tipo umanologico. La filosofia della natura ci interessa solamente dal punto di vista tecnico. I problemi degli uomini sono problemi umani, sono problemi storici e sono problemi politici. Gli uomini sono cittadini del loro tempo, del loro mondo e debbono intervenire sul loro mondo. Che ciò fosse detto nella stagione dell'illuminismo, diciamo, napoletano, sembra normale e sostanzialmente è ovvio, perché l'illuminismo di per sé si caratterizza come discorso in cui il vero va diffuso per cambiare il mondo, anche se, diciamo, ma ci sono diversi illuminismi, diversi contesti nazionali. Non amo quella stagione degli studi in cui si è troppo accentuata la contestualizzazione degli illuminismi, ci sono caratteri comuni, però sicuramente, diciamo, l'illuminismo non può non essere individuato e indicato in questa dimensione non libertina della diffusione pratica del sapere, della destinazione civile del sapere. In più la stagione napoletana ha un'urgenza particolare che altri illuminismi non hanno. Laddove uno stato territoriale nazionale era già compiuto, Hume poteva intervenire sui caratteri nazionali con la disinvoltura di chi non aveva i problemi delle nazioni, per così dire, erano stati risolti. E quindi poteva dire anche che sostanzialmente i caratteri nazionali hanno nulla a che fare o poco a che fare con la geografia. E perfino nell'area francese i discorsi erano piuttosto di carattere universalistico, spesso piuttosto che curvati verso la risoluzione della dimensione di riforma del proprio paese. La cultura illuministica meridionale ha dietro di sé l'urgenza del proprio paese, con tutte le modalità che si danno, e una delle modalità fondamentali è quella di un altro discorso che fino adesso non avevo evocato, ed è il discorso, potremmo chiamare, di tipo legittimistico, cioè il discorso di tipo genealogico, che trova uno dei suoi punti fondamentali, eredità e rilanci, nella dislocazione di questo modello come modello italico in Cuoco, naturalmente. Ma il Cuoco riproduce tutta una stagione settecentesca, la quale a sua volta aveva dietro di sé una doppia produzione, direi, del mito storico-politico, perché non c'è discorso, soprattutto fondativo, che non abbia bisogno di un versante retorico. E allora lo sappiamo bene, ci sono gli studi della Yeats su Astrea, non c'era dinastia dai Tudor che si facevano risalire agli Asburg, gli Tudor che si facevano risalire al cuginetto di Enea, Bruto, agli Oran, cioè addirittura una famiglia che veniva da uno stato alterato che si dà a un certo punto, ha bisogno di darsi dinasticamente una fondazione. Il modello era quello virgiliano dell'Eneide, oppure era quello lì delle stirpe addirittura che venivano dai discendenti di Noè, direttamente uno dei discendenti di Noè aveva fondato questo o quella città. Anche la mia Salerno è stata, diciamo, in un albero genealogico è stata dichiarata fondato da Enoch, per esempio, o da un nipote, un cuginetto e così via. Modello dinastico, o meglio, modalità dinastica di questo modello genealogico, modalità nazionale, modalità adotta, ed ecco abbiamo l'antica sapienza italica, sul modello, ma anche lì, di una geografia culturale che è quella di Diogene Laerzio, la setta ionica, la setta, diciamo, invece, diciamo, del mare della Magna Grecia. E da lì deriva una genealogia che ha una lunga storia e che serve a legittimare. Siamo in una società di ancien regime, dove, diciamo, la fondazione nobile di una tradizione, sia essa dotta, sia essa politica, è fondativa, perché il sangue dice della legittimità. Naturalmente questo non lo dicono coloro che parlano di Pitagora come il fondatore della filosofia italica, però, diciamo, è all'interno di un orizzonte di senso, per cui, diciamo, la nobiltà iniziale di una fondazione dice della legittimità e forza e validità di quella fondazione. Naturalmente questo discorso non poteva che essere fatto proprio fin nelle rimodulazioni più spinte dal giobertismo e così via.
Naturalmente questo discorso era così ampio che si prestava a diverse modulazioni. È stato detto qui, non si abbiamo parlato a lungo della filosofia siciliana, un piccolo esempio, quando un certo Domenico Scinà nel primo Ottocento scrive dei libri perfino in qualche punto anche interessando su Empedocle, e gli dice: ma che Pitagora, noi abbiamo Empedocle e la filosofia siciliana è stata fondata da questo. Quindi, e lui parla, Scinà, ricordo i termini, di isteria italica, cioè questi qua stanno continuamente martellandoci con questo tema della genealogia italica, quando noi abbiamo la nostra genealogia. Quindi naturalmente i discorsi di carattere mitico, quanto più sono mitici, tanto più sono riconducibili a qualsiasi produzione, come dire, di tipo politico. È però indubitabile che il mito fondativo, questo mito fondativo per gli dotti fosse, diciamo, di grande utilità e necessario. Che poi fosse molto spendibile non lo era, e Banti mi ha detto giustamente che era troppo dotto, troppo poco accessibile alle masse perché potesse diventare un mito, per così dire, entro la costellazione delle mitografie nascenti nazionali, veicolante, però restò fortissimo, restò e lo troviamo ancora alla fine dell'Ottocento, e poi lo ritroviamo perfino dall'esterno. Abbiamo delle dichiarazioni di studiosi, per esempio ci sta un certo Tobin, che la prima lettera che scrisse nell'864 a Der Gedanke diceva: se la filosofia, stavamo nel 1864, deve rinascere in Europa perché è molto spento, non nascerà né in Germania, la sua Germania, né in Italia, ma in questa bella Italia meridionale, così ricca, così ferace e così via. Naturalmente poi c'era stato uno spostamento delle geografie, dei caratteri dei popoli. Prima il mondo temperato è stato quello lì in cui c'era stata moderazione tra un temperamento, tra l'ingegno vulcanico africano e quello invece freddo settentrionale, che non aveva nessuna vocazione speculativa, ma aveva dentro di sé il fiumos platonico, il coraggio, quindi tutto il mito gallico, il filogoticismo guerriero e libertario. A dopo Kant, Hegel, Schelling e così via, questi autori non poterono sopportare di essere, come dire, portati dal loro territorio, dalla loro geografia a esprimere una speculazione alta. No, il nord freddo e pungente era più idoneo alla speculazione di quando lo fosse questo sud così ferace, vulcanico, generoso, che però portava all'inventiva, alla fantasia, e quindi portava alle grandi fantasie dei Campanella, Bruno, anche Vico e così via, però senza sistematicità ordinata, diciamo, di discorso, quale tema che possa essere anche, diciamo, attestato, diciamo, dalla mia relazione di oggi, un po' per il mio, diciamo, la mia tendenza discorsiva, un po' per la strettoia dei tempi. Si stringono i tempi e credo che a maggior ragione sicuramente nessuna diciamo, illustrazione di tutta questa costellazione di possibili identità possa fare su autori che potrebbero essere Vico, Dorio, Cuoco, De Santis, Spaventa, dove naturalmente non ho detto, ma è evidente che lì si trancia di netto il discorso genealogico e si procede a una repoizzazione del pensiero. Però badate, ci sono delle pagine che non sono razzistiche, però fanno riferimento proprio a quella nuova rimodulazione delle stirpi che era avvenuta a livello antropologico sommato, ma anche a livello linguistico, quando dice Bertrando Spavente che, diciamo, la circolazione del pensiero avviene entro, diciamo, i popoli indoeuropei avviene entro la stirpe ariana, naturalmente era lontana da formulazioni biologistiche di tipo razzistico, le prime delle quali sono state rinvenute anche in un autore libertino del fine Seicento, un certo Bernier, che per la prima volta indica il nesso tra razza e sangue. Ma dovremmo arrivare naturalmente all'Ombroso, oppure a Morat per certi aspetti, a Barré per dir meglio, e diciamo a tutte le formulazioni di fine Ottocento, diciamo, di questa degenerazione delle razze latine che sono delle degenerazioni del sangue, e nasceranno allora in altri paesi ancora una volta rimodulazione del nesso storia-territorio, e soprattutto in Asia spagnola. Se noi leggiamo Unamuno, il Casticismo, Ganivet, Altamira, Menéndez Pidal e così via, vedremo che lì si riproduce il bisogno di una rifondazione identitaria su base geografica, con una nuova mitografia del territorio, dove i protagonisti saranno il Sith e saranno il Don Chisciotte e così via. Da noi, diciamo, non c'era bisogno di rifondarlo, perché la rifondazione era già avvenuta all'inizio dell'Ottocento con questa grande produzione di carattere mitografico e con questa riflessione sui caratteri dei popoli, che anche il positivismo di tipo umanistico, perché anche in questo noi abbiamo una conferma della vocazione pratica della filosofia meridionale ed italiana ottocentesca, perché il positivismo prevalente fra di noi fu il positivismo di Pasquale Villari, fu il positivismo
di Ardico, cioè un positivismo umanistico che riprese anche su di sé il compito nazionale e che entro di sé riproduceva ancora una volta il tema anche delle nazioni minori. Se noi leggiamo E. Pasquale Villere e questi altri ancora, lo stesso Ardico, ci si parla per esempio di una nazione napoletana che aveva altezza speculativa come propensione intima nella sua natura e invece per esempio la nazione fiorentina che aveva di sé, per sé la propensione all'arte e così via, mentre diciamo il settentrione d'Italia aveva sostanzialmente un po' cataneamente questo senso di maggiore ordine e rigore sistematico, ma in fondo era deprivato all'interno del territorio italiano di una grande vocazione speculativa. Sono spezzoni lessicali di un linguaggio che ha perso ogni significato scientifico, evidentemente, ma che i linguaggi, per così dire, organici, originari, contengono tutta una serie di elementi, diciamo, spezzato il quale organismo e sistema, poi questi spezzoni lessicali continuano a circolare e si disperdono nella letteratura, si disperdono addirittura perfino nelle arti figurative, diciamo, è diciamo, momento di un grande interesse e comunque che non deve sfuggire alla ricognizione diciamo, storica che voglia riattraversare diciamo, il nostro passato diciamo, nella complessità di tutte le stratificazioni di saperi e linguaggi, anche formulazioni retoriche del discorso che si sono date. Vi ringrazio. Grazie.